Siamo al Bevato Gheglione e sono in compagnia di Daniela Raghi, che è cognata di Norberto Riva. Vogliamo salire una via dopo il Col di Peteri verso i Piloni, ma ha nevicato molto, dobbiamo presentarci una via qui sulla spalla, sotto questo è Momodì. Momodì si trova alla sua sinistra e la via che abbiamo fatto come ripiego è sempre una bella salita, ma molto bella, classica ai tempi degli anni 80, oggi un po' meno, ma molto bella estetica. Sale proprio verso il Canalone dei Francesi, va sulla sinistra e esce su questo sperone di neve favoloso. Le difficoltà, come tutte le salite che farò vedere, saranno medie o qualche tratto difficile, ma sempre piuttosto avventurose. Qui i panorami che si vedono dal Bevato Gheglione, con la sinistra la Blanche, il Piglie d'Angle e la Loire in mezzo alle mura. Il Momodì con la vetta massima al centro, sempre all'alba qua. Condizioni erano favolose di neve, con un panorama e avevamo preso un balcone in mezzo al Monte Bianco. Uno spettacolo mozzafiato sullo sperone primo piano qui in basso e sulla cresta di Peteri. Caniera all'inizio della cresta, lo sperone. Verso il Monte Bianco, con la cima di Monte Bianco di Colmaiolo a sinistra e la vetta massima a destra, di cui si travede qui sotto, per quelli che le hanno fatte, l'uscita della via Maio e dello sperone della Brema. Siamo fuori dalla via dopo 6 ore. Condizioni sempre. Verso la parte finale, di solito queste salite le facciamo come inizio delle ferie, cioè abbiamo il Bianco, che siamo questo 15 anni fa va al Bianco già allenatissimi, e poi si fanno certe salite intorno al Monte Bianco per vedere le condizioni che stanno sulle, diciamo, sulle vie difficili, così si sa presa poco come sono le condizioni sia di ghiaccio che di roccia. Questa serve ancora per allenamento, ma almeno abbiamo visto nella Valle d'Argentière le condizioni per non portare materiale per niente, quando si sale la prossima volta. Di Poggioporro, da Chiareggio, si va al Bevato Giorgi, diciamo, molte ore di cammino, secondo gli anni, secondo la neve che si va per la pista. Ci vogliono sempre 3-4 ore. Bevato Giorgi, per lo nuovo che ormai sono già 12 o 13 anni che c'è, un Bevato 5 Stelle. La nord è disgrazia. Torniamo indietro un attimo per andare a Poggioporro, troviamo degli amici che sono andati il giorno prima per fare la nuova classica della disgrazia, che sale questa direzione, e arrivano alla crepaccia terminale. Purtroppo c'è molta neve, devono partire dietro fronte data l'ora tardi. A questo punto noi siamo ormai alla Poro, ma ci penso un attimo, sono buone tutte le mie nuove che voglio fare. E partiamo ugualmente con poco materiale, perché avevamo deciso di fare la cresta orientale della disgrazia, che è questa. E scendere dalla corda molla. E questa la considero come una via d'avventura.
scusate, la via che c'è dopo. Questa è una via che sale sul triangolo roccioso della parete nord, vale a dire a sinistra del Gran Serrato che c'è il centro pareti. Purtroppo questa salita non si sapeva mai come affrontarla né come farla, perché c'è della roccia e fare inizio stagione quando c'è molta neve, vale a dire troverai le condizioni di ghiaccio molto buone, ma la roccia c'è nel Verglas, è molto pericoloso e molto anche perché è poco chiodabile queste parete nuove. E dopo qualche anno decidiamo di provare alla fine di settembre e sembra che sia il giorno giusto. Come passiamo la crepaccia a terminale su uno di quei blocchi, tutto è perfetto, come la Giovanna arriva alla sosta si sente un rumore cupo, il ponte non c'è più, sprofondato. È subito ripido la partenza, anche abbastanza freddo, ma le condizioni sono ottime. Di difficile individuazione perché dal basso sembra tutto evidente, poi quando si arriva in mezzo alla parete non si riesce mai a capire dove è meglio salire per prendere il filo di questi isoli canalini ghiacciati. Si tenta, questa volta è andata bene e riusciamo a trovare il filo di collegamento. Si vede sul Ceracco che c'è un po' di vento. E l'anno si è 97-98. Sembra vicino al Ceracco, ma c'è il piccolo canalino che siamo riparati. E qui quando si parte si ha sempre la casa, i pastoncini, il fornello, qualche bomboletta, qualcosa di ricambio, lo zaino sempre pieno, due corde, vari tipi di materiali, quelli da ghiaccio non molti, ma la roccia, le prede, i dadi, e quelli tutto. Versante nord, qui sulla cresta, per scendere da metà corda nuova. L'abbiamo chiamata The Ghost, perché dato che la parete è un po' invisibile, allora la moglie è quella che dà i titoli. Io la guardo, vedo che c'è la via, lei che c'è i titoli e la sale.